sabato del convento a voi tutti ben trovato a carlos sciarra direttamente dall'ufficio accoglienza pellegrini ciao paola un saluto a tutti gli amici allora carlos prima di raccontare di dare appunto eh, indicazioni sui prossimi eventi del santuario del convento di padre pio a san giovanni rotondo facciamo un salto indietro ad una settimana fa quindi in questo servizio il riassunto di tutti gli eventi della settimana santa e del triduo pasquale vediamolo insieme è iniziata con la domenica delle Palme e la Settimana Santa e il suggestivo rito della benedizione dei ramoscelli d'ulivo. Qui ha fatto seguito la processione dal piazzale antistante la monumentale Via Crucis verso la chiesa di San Pio che ha introdotto alla solenne celebrazione liturgica preseduta da Fra Pasquale Cianci, consigliere provinciale responsabile della pastorale giovanile vocazionale. Perché se l'amore vuol rimanere eterno e dare prova di se stesso nei secoli non c'è altra prova che possa fissarlo e renderlo inossidabile per l'eternità. E questa è la sofferenza. Per questo insieme vogliamo guardare il crocifisso e dire ancora una volta oggi, ti adoriamo Cristo, ti benediciamo, perché con la tua passione per l'umanità, per ciascuno di noi, tu ci hai redenti. Grazie Gesù. È molto simile. Da lunedì a mercoledì santo, Fra Blok Wieslav, teologo e docente presso l'Università Pontificia Antonianum di Roma, ha accompagnato i fedeli con il servizio della parola e dell'Eucarestia, sottolineando l'importanza di questi giorni che ci mettono nel momento centrale di tutto l'anno liturgico il trido pasquale della Passione Morte, sepoltura e resurrezione del Signore. L'arcivescovo padre Franco Moscone ha presieduto la Santa Messa Crismale nella cattedrale di Manfredonia, convocazione dunque di tutto il presbiterio a cui l'ordinario ha rivolto principalmente la sua riflessione omiletica. Portiamo con spirito di ringraziamento e di invocazione di sostegno il percorso entusiasmante e solidale del cammino sinodale. Il risorto lo profumi col balsamo profetico e regale del suo crisma. Perché vogliamo tutti insieme, come popolo sacerdotale, che questa nostra triplice offerta sia accolta dal crocifisso risorto e sia resa viva dal dono dei tre oli, allora rinnoviamo l'alleanza con Dio rivelatoci in Gesù che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze ed egoismi e ci fa camminare per un esodo di liberazione, comunione e missione. Professiamo con profonda fede che è Lui il Signore, il nostro Dio, che non ne abbiamo altri di fronte a noi, che non pronunciamo in vano il nome del Signore nostro Dio. Suggestivo, come sempre, il momento della benedizione degli oli. Chiamo l'azione viva e divina che Dio opera per mezzo dello spirito nel suo popolo. Al termine della celebrazione, Padre Franco ha consegnato ai parroci gli oli che serviranno per amministrare i sacramenti nel corso di quest'anno liturgico, fino al giovedì santo del prossimo anno. Come da tradizione, la mattina del giovedì, venerdì e sabato santo si sono svolte nel santuario di Santa Maria delle Grazie, le lodi mattutine. Alle 18 di Giovedì Santo è cominciata la celebrazione della Messa in Cena Domini presieduta da Fra Carlo Maria Laborde. Lo facciamo in questo Tempio di Santa Maria delle Grazie, dove per tanti anni San Pio da Pietrelcina celebrò i Divini Misteri con una partecipazione e un coinvolgimento personale che destavano ammirazione e attiravano le folle a Dio. Padre Pio sacerdote è vittima di espiazione con Cristo. L'esemplarità della sua vita religiosa e sacerdotale e del suo servizio pastorale in questo santuario per oltre 50 anni siano per ciascuno di noi sprone a una sempre maggiore conformità a Cristo e a un rinnovato impegno nel servizio della Chiesa e delle anime accogliendo le sfide che la nuova evangelizzazione dell'Italia e dei paesi di antica tradizione cristiana pone oggi alla Chiesa in un mondo sempre più secolarizzato. Padre Pio ci ricorda che l'impegno apostolico deve partire da un quotidiano e fecondo stare con Cristo, nella preghiera e nella contemplazione. Non c'è vera missione senza contemplazione. L'impegno pastorale sarebbe destinato al fallimento più clamoroso se partisse non da un rinnovato stare con lui, ma da piani e progetti umani, privi di quel calore e di quell'afflato che solo lo Spirito di Cristo può infondere al nostro agire nel mondo. L'esempio di Padre Pio, sacerdote di Cristo, pieno di zelo per le anime, e di amore al Signore e alla Sua Chiesa suscitino nella comunità cristiana nuove e fervente vocazioni al servizio pastorale per perpetuare ed attuare nel tempo e in tutti i luoghi della terra il consolante mandato del Maestro. Fate questo in memoria di me. Non è mancato l'atteso rito della lavanda dei piedi, durante la quale il guardiano del convento di San Pio da Pietrelcina ha lavato i piedi a dodici giovani, tra cui Emanuele e Alphonse, due ragazzi di 17 anni, entrambi cristiani, arrivati in Italia con dei barconi e senza accompagnatori. La celebrazione si è conclusa con la reposizione del Santissimo Sacramento nella chiesetta antica, dove in tarda serata si è tenuta l'adorazione eucaristica, presieduta da Fra Italo Sant'Agostino, assistente della gioventù francescana di San Giovanni Rotondo, e animata dagli stessi giovani. Di Santo alle 11.30 si è svolta la Via Crucis presso il Monte Castellano, presieduta da Fra Rinaldo Totaro, consigliere provinciale, mentre il pomeriggio c'è stata la celebrazione della Passione del Signore, presieduta da Fra Aldo Broccato, vicario della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. La disponibilità ad accogliere quello che lui ci dona dall'alto della croce, <coughs> l'amore del Padre il dono dello spirito, il sangue e l'acqua, segni ecclesiali e sacramentali che ci rigenerano come creature nuove. L'accoglienza della madre sua, donna, ecco tuo figlio. Una madre che resta accanto a noi laddove la passione di Gesù ancora non finisce, perché la passione di Gesù è la passione degli uomini è la passione di ogni uomo e proprio all'intercessione di Maria vogliamo affidare oggi lei che è madre dolorosa tutti coloro che vivono l'esperienza del Golgotha le vittime delle guerre la guerra in Ucraina e di tutte altre guerre le vittime del terremoto le vittime come i bambini innocenti, come le persone fragili e tutti coloro che li piangono, le vittime della violenza gratuita, della morte ingiusta. A lei insomma vogliamo affidare tutti coloro che sono come Gesù su un golgota di sofferenza e di morte. Sabato santo, Fra Nicola Monopoli ha presieduto l'ora della madre nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Ecco perché Maria è il, la donna simbolo. Potremmo dire di tutte le mamme coraggio, di tutte coloro, di tutti coloro, che non si danno mai per vinti, qualunque cosa accada, qualunque sofferenza, qualunque battaglia, qualunque dolore possiamo attraversare nella nostra vita. È la donna che vede al di là. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. E alle 22.30 nella chiesa di San Pio, fra Francesco Di Leo, ministro della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, ha presieduto la veglia pasquale ed amministrato il sacramento no, del battesimo. Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Tutta la nostra vita, carissimi fratelli e sorelle, ruota attorno all'evento salvifico della resurrezione. Un evento che non ha cambiato solo la storia e la vita degli uomini di allora, ma di ogni uomo e in ogni tempo, passato, presente e futuro. L'angelo del Signore che ha ribaltato la pietra dal sepolcro di Gesù, può rotolare via anche le pietre che opprimano le nostre esistenze. E come disse alle donne la mattina di Pasqua, voi non abbiate paura, questa sera ripete a noi, voi non abbiate paura, rinascere è possibile. La Pasqua di Cristo e anche la vostra Pasqua. Giornalista, scrittrice, e autrice televisiva, moglie, mamma di Francesco, Luca, Chiara e anche nonna. Cristiana per amore e per ragione, È cresciuta in mezzo ai libri, il suo papà Lorenzo le raccontava l'Iliade e l'Odissea. Il suo primo amore, la radio, negli anni 90 è stata tra le voci dello storico programma RAI chiamate Roma 3131. Ha pubblicato due romanzi, un saggio con il Cardinal Cotier e una biografia del giudice Falcone. Ama Tolkien, la Juventus e Bruce Princeton. Soul è il titolo del programma che dal 2014 conduce su TV 2000. Oltre 500 i ritratti di persone e personaggi che ha incontrato fino in fondo all'anima. Copertina della nostra ospite. Suor Maria Manuela Cavrini. Dietro questa grata una donna che l'ha scelta senza costrizioni e una donna, almeno a parlarle, felice. <ride> E' ancora un po' emozionata, come le dicevo, dal, dall'aver visto il suo ultimo film, Brado, che, che mi ha molto toccato e, e commosso. Non sei mai arrabbiata eh, per quello che non riesci a fare? No, perché è, è incontrale. Dentro l'orizzonte di Dio c'è anche la comicità. Dio ride? Ma sì, ma non sono convinto. Potrei dirti facile standosene a scrivere libri in una campagna. Quelli che vivono a Corcolle, che si ritrovano le folle, i disperati come loro, che arrivano, possono pensare diversamente. Pure lei ha speranza per il mondo, nonostante oh, certo. i pericoli di una guerra gigantesca, nonostante l'atrocità di cui siamo testimoni e di cui voi siete vittime. Certo, senza dubbio è una di queste piccole cose è sicuramente il dialetto, lei ha detto, è la membrana sottilissima tra sacro e profano, <ride> tra superstizione e religiosità. Eh, lo so, il dialetto è una cosa importante a Napoli perché... Vinceva diceva Falcone, le idee restano. Certo, ma la consapevolezza che è noi che vince, non è opera di navigatori solitari. Lei sorride perché è felice e un cristiano deve sorridere e far sorridere? Sì. L'amore per la libertà di una figlia può essere più grande dell'amore per la vita di una figlia. Come Chiara ha vissuto la cosa ci ha reso quasi impossibile immaginare uno scenario diverso. Veramente è un momento di grande disagio. Io dovrei tenerla qui ore perché soltanto gli accenni alle tematiche di cui, che lei ha fatto meriterebbero approfondimenti assolutamente necessari e che spesso la cronaca dei by day non permette di fare. Allora, secondo me, il miglior antidoto alla paura è fare frutti. Starei ora ad ascoltarti, a questo punto direi. Ti chiedo così a sorpresa una musica per chiudere. È una canzone bella, ritmica, sentita. Ehm molto sicura nel senso che c'è il ritmo e della voce di una donna. Grazie, grazie tantissimo, davvero, grazie. grazie. Monica Mondo, ospite al Sabato del Convento. Buon pomeriggio, è un piacere mm -hmm. averti qui grazie. con noi. Grazie grazie a voi naturalmente. Sì, io non mi riguardo mai. Devo dire che è abbastanza curioso vedere tutte le persone e i nomi sono state occasioni di incontro veramente belle, inaspettate e l'imprevisto che sempre ti stupisce e no? che riesce a farti incontrare un pezzo di te, un pezzo di noi in ciascuno. Eh, non è stato facile scegliere eh... Meglio creare questo mosaico perché... Complimenti, eh... grazie, lo voglio. <ride> <ride> grazie, grazie con piacere. Allora, io partirei da questo, Monica. Hai lavorato per case editrici, giornali, radio, eh, televisione, ma eh, la radio resta eh, per te il mezzo migliore. Perché? perché non hai bisogno di truccarti, di avere le pose, perché, perché la parola è, è ciò che ci, che ci permette di andare incontro, no? di, di, di esprimersi, di toccare il cuore, di toccare la mente, di suscitare reazioni. È anche più difficile, no? Con la parola rispetto, rispetto alle immagini da cui ormai siamo sommersi. Per questo credo che oggi, in una, in una realtà fatta di brevi messaggi in cui si storpia la lingua italiana o nella sovraesposizione dell'immagine, il recupero della parola che la radio permette, eh, e della lingua, naturalmente, sia un valore. Solo è un programma di incontri, quasi radiofonico, però in televisione si vedono eh, gli sguardi e questo conta. Sì, certo, è chiaro che se hai una persona di fronte, qualcuno si nasconde eh, naturalmente, qualche volta magari sono io non proprio, non proprio attenta, però eh, sulle domande importanti ti rendi conto se una persona è sincera o no, ti rendi conto se, eh, se ci sta. Ad, a, a lasciarsi scoprire, ad andare fino in fondo appunto all'anima e devo dire che questo quando succede è una grande ricchezza per me di solito per la persona che è ospite perché poi stiamo a chiacchierare un'ora dopo di mm. tutto e di più e spero che qualche volta si colga eh, chiacchierate dopo ma è vero che non incontri mai gli ospiti prima eh, no non mi posso fare cioè, sono due chiacchiere mentre fanno la prova delle luci, come ben saprete, ma eh, in cui magari parlo di quello che ho letto un, sul giornale la mattina, insomma di argomenti, ma non, non, non dico mai le domande e non voglio essere io a briffare prima la persona, perché altrimenti poi la curiosità mi viene meno. Io vado molto a reazione di, di curiosità e se sai già tutto, chiaro, questo non significa non prepararsi, no? Me lo insegnerai, insomma, è chiaro che uno deve conoscere tutto quello che riesci a trovare di quella persona però poi le domande vanno scelte a seconda della preminenza che tu vuoi dare a un tema o un altro e conta tantissimo la risposta perché è la risposta che suscita un'altra domanda non puoi averle già tutte preparate altrimenti che incontro è no è, Tutto qua. <ride> è un po così che um, solo in, in inglese significa vuol dire anima e come si entra nell'anima delle persone perché tu in fondo in fondo ci entri Ah, non lo so, io ti ringrazio e eh, non vorrei neanche essere eh, in, troppo intrusiva, <ride> non è il mio scopo. Ci sono dei temi che mi sono cari e ci sono dei temi su cui sono certa tutti gli uomini hanno una domanda. Le domande sono quello che più fondamentalmente abbiamo in comune e visto che sono anche le mie domande, eh, io le pongo mh, in libertà. E, e di solito le risposte mi interessano e credo che interessino a chi le ascolta perché anche nella diversità di posizioni ehm, sono comunque vere, sono sincere, sono pensate. E le domande più importanti, beh, quella che faccio sempre perché è, è il segno dell'inquietudine più grande che io mi porto addosso è quella sul dolore, sul male, no? davanti... È, è inspiegabile, insomma, anche in chi ha la grazia di credere in Dio è inspiegabile il dolore, il dolore innocente, questo, e questo ci unisce. Per, perché è inspiegabile per chi crede, è inspiegabile per chi non crede. Quindi, e quindi, che posizione umana possiamo avere per non mortificare la nostra vita in un cinismo tragico? No? Questo è uno degli argomenti che mi interessa di più. Poi, sicuramente eh, i legami, gli affetti familiari, senza appunto voler sapere troppo della persona, no? ma di solito sapere dove sei nato, in che famiglia sei nato, che educazione hai avuto, scopre tanto di te, mm? ti permette di, di incontrare una persona che magari ha un ruolo importante o una grandissima fonte di pensiero, e, e però poi torna indietro bambina o ragazzino, giovane e, e, e ci sono dei varchi in cui è possibile far entrare Appunto pensieri diversi da quelli che, che dice magari tutti i giorni sui giornali o nei suoi libri. E poi, e poi come viene? Hai ah, incontrato oltre 500 persone e personaggi, non vi basate sul fatto che sia una persona famosa o meno famosa, però ehm, quello che ehm, andate a cercare è che abbiano qualcosa di vero da dire, quindi non c'è gossip, non c'è sensazionalismo, no. ma appunto qualcosa di vero da cogliere nelle storie delle persone. Sì, io ho avuto la fortuna di incontrare personaggi molto famosi. Mm penso, non lo so, anche personaggi dello spettacolo, Pippo Baudo, Flavio Insinna, Kimono C. Stewart l'avete fatto vedere voi prima, scrittori importanti, ehm, filosofi, uomini di potere diremmo noi, no? In aziende grandi, importanti, eh, però, però a me interessano come persone, è chiaro, a partire dal ruolo che hanno avranno una certa attenzione ad alcuni argomenti rispetto ad altri, avranno una certa storia che è importante raccontare, mm, ma non mi interessa perché sono famosi e soprattutto non mi interessa che vengano a proporre una loro opera. Ok? Quindi non è perché chiamo uno scrittore perché ha fatto quel libro in uscita e la casa editrice me lo promuove, ma perché quello scrittore mi interessa, perché ha detto certe cose. E questo limita qualche volta la scelta, perché se tu vai dietro alle proposte dei by day, hai più, hai più spunti, hai più persone che ti premono, però permette di incontrare anche un sacco di gente che non è affatto famosa e che invece ha delle storie pazzesche. Guarda, io lo dico sempre, le persone più strane e meravigliose che ho incontrato sono missionari. Perché i missionari sono i veri supereroi dei nostri giorni. Eh, dovrebbero fare una, una raccolta di figurine eh, con i volti dei missionari e le loro storie. Eh, sono testimoni di realtà lontanissime da noi, sono uomini coraggiosissimi che rischiano la vita, che sacrificano un sacco, ma ricevono un sacco e dovrebbero essere degli esempi fantastici per i ragazzi, per i giovani, insomma, gente, gente di grande cuore e non, e non di rado di grande esperienza, di grande professionalità e pensiero. Eh, questo mi spinge a chiederti se eh, ti capita di pensare, di considerare eh, gli incontri che fai come a dei doni ricevuti? Questo sempre. Questo sempre. Poi c'è qualcuno anche un po' noioso, eh? o qualcuno un po', un po' presuntuoso, qualcuno un po' vanitoso che vedi. Che... Però, insomma, eh, TV 2000 è una televisione particolare, per cui chi accetta di venire a TV 2000 e non è sponsorizzato da qualcuno ma viene chiamato da noi, accetta qualche volta anche con ritrosia, eh, perché alcuni dicono: No, ma io di me non voglio parlare. E io rispondo sempre: Ma io non voglio sapere i fatti suoi. Io voglio che parliamo delle cose a cui tiene di più nella vita e, e di solito questo, questo succede. È chiaro che è una possibilità per me perché io cerco negli altri le domande e qualche volta anche le risposte che io non riesco ad avere. Ci fermiamo qualche istante, facciamo una brevissima pausa e poi ancora insieme con Monica Mondo. Grazie. Monica Mondo ospita il sabato del convento di questa settimana è una persona del passato che avresti voluto incontrare. Cesare Pavese. Oh. E che cosa gli avresti chiesto? Eh, più che chiedergli, avrei cercato di, di dirgli che qualcuno gli poteva volere bene e che la vita è bella. Monica, sei cresciuta tra i libri, una laurea in lettere classiche, grande gusto per l'etimologia delle parole. Un padre Lorenzo e un marito Franco, giornalisti. E nei tuoi incontri ho notato che sei molto asciutta nell'utilizzo delle parole, non le sciupi, è così? In realtà ero molto verbosa avendo imparato a lavorare in radio, eh, per forza bisognava riempire i tempi. Poi mi hanno insegnato proprio un autore qui a TV2000 che non perdevo niente, non perdevo immagine, non perdevo presenza se le parole riducevo. Non sempre lo faccio, qualche volta interrompo anche gli ospiti perché mi viene proprio spontaneo, però sì, le parole hanno un peso. Eh, hanno un valore e quindi sarebbe importante almeno tentare di usarle dando loro un significato. Eh, sì, io ho avuto la grande fortuna di crescere in un ambiente in cui appunto scrittori e giornalisti erano di casa. Oggi il mestiere del giornalista è uno dei più trascurati, negletti e apparentemente senza futuro. Eh, però, però qualcuno che, che interroga la realtà, che la racconta e che cerca di, di interpretarla ci vuole, ci vorrà sempre, bisogna soltanto che la rete trovi il modo di, di farlo diventare un mestiere o che, possa, che possa rendere e mantenere una persona, ma credo che questo sia un lavoro bellissimo, bellissimo. Noi, noi abbiamo un bisogno di realtà pazzesca e invece continuiamo... A vivere di finzione, di realtà virtuale e incontrare le persone è incontrare pezzi di realtà. È un po' come essere inviati speciali dentro il cuore della gente. Qualche anno fa hai pubblicato per la San Paolo il libro Io Cristiana per amore e per ragione. Se avessi la fede come Francesco Filippo Neri o Teresa di Lisieux mostrerei a tutti la felicità e sarei contagiosa, convincente e attrattiva. La fede è più un dono o un incontro per te, Monica? Eh, è un dono. Grazie a, alla mia famiglia, ai nonni soprattutto, che sono grandi trasmettitori di eh, semplicità e di fede popolare, che poi, quando cresci, sorridi di meno, irridendoli, hm? e scopri che valore enorme ha, perché, perché senti nelle loro parole, nei loro versi, nelle loro preghiere ripetute, la forza di decine centinaia, migliaia di anni di persone che hanno ripetuto quelle preghiere, quei gesti inginocchiati nelle chiese, sulle pietre delle cattedrali. E questa è la forza di duemila anni di chiesa. E poi è un incontro, perché, eh, perché appunto no? è, è un imprevisto, bisogna dire sì tutti i giorni e quindi è un incontro. Io ho avuto la fortuna di incontrare dei sacerdoti che mi hanno, che mi hanno fatto riscoprire che Gesù poteva essere una compagnia presente nella mia vita e poteva dare ad essa significato. E questo, e questo non lo dimentico mai, anche quando i dubbi e i momenti di delusione, di amarezza sono profondi per quello che succede nel mondo, per le risposte che anche la Chiesa non sa dare. Però, però la fedeltà a quell'incontro, io penso sempre a Giovanni, no? Mutati mutandis, per carità, però è andata così con gli apostoli, hanno incontrato Gesù e Giovanni a 80 anni di distanza diceva che era circa l'ora sesta, ricordando il momento in cui, cioè si ricordava l'ora precisa. E, credo che questo sia fondamentale, no? fare memoria di quello che ci è stato dato per grazia di ricevere anche nei momenti più difficili. E, spero mi riesca ancora per un po'. Un'ultima domanda, un'ultima curiosità Monica, sei mai stata a San Giovanni Rotondo? Sono stata a San Giovanni Rotondo tantissimi anni fa, eh, con un certo scetticismo, che è lo stesso con cui approcciavo per esempio Lourdes, eh, e, e poi pian piano uno si purifica crescendo. Cioè, si rende conto che le possibilità di incontrare Dio sono tantissime, che i santi sono diversi mm. e, e che non c'è un santo che vale di più, che vale di meno, e che ciò che ti sembrava distante da te quando eri ragazzo, eh, scopri man mano studiando e conoscendo che è stato un dono immenso per tutta la Chiesa e quindi anche per te. Per questo San Padre Pio sicuramente è un personaggio che avrei voluto incontrare, avrei voluto conoscere, senza chiedergli nulla perché non c'era bisogno di parole. Credo che lui sarebbe bastato guardarlo e sentirsi guardati. Ecco, che bisogno abbiamo di essere guardati da, da persone che ci testimoniano Gesù Cristo? Perché sarebbe stato un po' come essere guardati da, da lui, no? da Gesù. Gli Apostoli hanno avuto una fortuna enorme e noi qualche volta diciamo magari essere stati come loro, incrociati dallo sguardo di Cristo nelle strade di Palestina e probabilmente facendosi guardare da padre Pio avremmo potuto fare quell'esperienza. Che bello quello che, che, che hai detto Monica. Grazie di cuore per essere stata con noi al Salato del Camomento. Grazie a voi, del vostro lavoro. <ride> È reciproco insomma <ride> è stato davvero un grande piacere poterti eh, incontrare grazie ancora Monica Mondo buon lavoro buon lavoro a voi grazie di tutto e allora eh, Carlos appunto dell'ufficio accoglienza Pellegrini apriamo l'agenda degli eventi che riguardano il santuario eh, di Padre Pio e anche i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo sì Paola, finalmente abbiamo ripreso, lo abbiamo annunciato no, nelle varie puntate, finalmente sono riprese le attività, l'ufficio lavora a pieni ritmi, dopo l'inverno di programmazione raccogliamo un po' i frutti. Di tutto il lavoro che è stato fatto nel periodo invernale, anche degli inviti che abbiamo fatto, ed è bello notare proprio come nella giornata di ieri, Paola, per la prima volta abbiamo avuto il tutto esaurito. Potremmo dire, no? Spazio ce n'è sempre tanto, però veramente tanti, tanti gruppi, tanti, tanti gruppi sono arrivati, tante testimonianze, tanto arricchimento anche per noi, soprattutto per vedere tutta questa gente che veniva dalle parti più disparate, non solo dall'Europa. Ma abbiamo visto, Paola. In maniera particolare mh, mi piace citare due gruppi che rappresentano un po' anche forse il futuro della Chiesa, permettimi da questo punto di vista. Certo. Sono loro, su di loro che la Chiesa guarda in maniera particolare. E quindi abbiamo avuto questo gruppo di indiano di 70 persone che hanno celebrato la loro messa in lingua tamil. Quindi mh, ecco, è bello anche vedere queste esperienze nuove, no? queste cose che per noi sembrano così lontane che però ci fanno proprio chiesa universale. Stiamo vedendo anche le immagini hanno celebrato nella chiesa antica di padre Pio. Sì sì è quello il luogo che preferiscono <ride> è ovvio è ovvio dopo dopo il la dopo aver reso omaggio alle sue reliquie, quindi al corpo di Padre Pio, la chiesetta antica è normale per tutti, lo è certo. per noi, quindi anche per i tanti pellegrini che arrivano. E anche dalle Filippine, no? con il loro arcivescovo, hanno celebrato l'Eucaristia nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Le Filippine ormai sono quasi una certezza eh, per quanto riguarda la, la loro presenza, però... Eh, lasciami dire che anche abbiamo visti dalla Croazia, dalla Spagna, dall'Europa e tantissimi italiani che sono arrivati. Quindi, questo significa che il santuario si è rimesso in moto. Come dicevamo, riprendono un po' le attività che tutti si aspettano. Infatti, da questa sera tempo permettendo perché questa primavera tarda ad arrivare esatto. e ci sarà per la prima volta la fiaccolata mariana quindi anche questo è un evento a cui i nostri pellegrini i nostri amici sono molto molto affezionati quindi da, da, da questa sera riprenderanno le fiaccolate mariane tutti i sabati fino all'ultimo sabato di ottobre però quella di oggi è anche una giornata particolare a cui tutti ci stiamo preparando infatti siamo tutti un po in fase di partenza perché ci sarà tra poche ore l'ordinazione eh, sacerdotale di Fra Italo Sant'Agostino, Fra Italo i nostri amici lo conoscono ed è bello sapere che lo abbiamo così preparato insieme questo evento, no? anche con le tante celebrazioni, c'è stata sempre occasione di ricordare questa cosa che tanti pellegrini ci hanno telefonato proprio per dire: Ma è vero, Fra Italo viene ordinato? Un po' di <ride> confusione perché a Termoli, perché Termoli è il suo paese di origine, eh, certo. lì c'è la sua famiglia, quindi non è che tutto si svolge a San Giovanni Rotondo. Però. Teleradio Padre Pio darà la possibilità ai nostri amici proprio di vedere questa ordinazione, prima se ne vedevano di più, adesso diventa un evento sempre più raro, quindi per tanti nostri amici che ci seguono non vedono proprio l'occasione per vivere questo momento e permettimi di ricordare come Fra Italo è stato protagonista anche di questa nuova, questa nuova preghiera anche se non è che nuova proprio per quanto riguarda il santuario la coroncina alla divina misericordia è lui che l'ha guidata quasi in preparazione alla sua ordinazione in questi giorni stiamo vivendo il triduo della coroncina alla divina misericordia l'abbiamo visto giovedì e venerdì nel nostro santuario e Subito dopo di noi andrà in onda questa coroncina da Termoli. Ecco. Quindi l'abbiamo portata proprio nella chiesa che si preparerà ad accogliere il Novello Sacerdote e quindi lì verrà trasmessa la coroncina alla Divina Misericordia. Non dimentichiamo che la giornata di domani, domenica, è proprio la giornata della Divina Misericordia. Quindi l'ultima coroncina di queste solenni sarà alle ore 17:30, proprio domani, domenica. Allora Carlos, eh, dobbiamo, guardando al mese di maggio, ricordare anche un altro importante appuntamento per il santuario, ma per i tanti che ci seguono anche su Padre Pio TV. Sì, Paola, il mese di maggio. Il mese di maggio è nuova, questo nuovo modo di vivere. Il mese di maggio, prima si, si celebrava in paese e quindi nascosto dalle telecamere, tanti amici non potevano vederlo. però ecco la pandemia. Ecco uno degli effetti della pandemia è stato questo: l'abbiamo vissuto in maniera solenne all'interno del santuario certo. e quindi continueremo a viverlo. Abbiamo, I frati hanno deciso così: ci sarà questo mese di maggio solenne, quindi tutte le sere sarà recitato il rosario, anche il sabato sera quando ci sarà la fiaccolata ci sarà comunque questo eh, rosario mariano sempre dalla pastorale giovanile del santuario animata. Però ecco, questo sospenderà un po' le altre attività, quindi per questo mese di maggio, almeno nella, nella sera, quindi non avremo la e gli altri appuntamenti che avevamo durante il corso dell'anno, ma per tutto il mese, dal 1 al 31, sarà celebrato il Santo Rosario. Poi avremo modo anche nei prossimi giorni, Carlos, di dare informa ulteriori informazioni. Poi come abbiamo fatto anche lo scorso anno, di settimana in, in settimana, settimana riproporre anche i momenti salienti di questo certo. bel momento di preghiera dedicato alla Madonna. Grazie Carlos per essere stato con noi ricordiamo un numero di telefono e sito web del eh, santuario per qualsiasi informazione per chiunque volesse organizzare il proprio pellegrinaggio avere informazioni 0882 41 75 00, oppure lo abbiamo visto sovraimpressione convento santuariopadrepio.it giusto? giustissimo benissimo Paola. allora grazie Carlos a sabato prossimo e grazie a voi tutti per averci seguito il sabato del convento torna la prossima settimana